Ricominciamo perché purtroppo il tempo vola e quando ci si diverte vola ancora di più. Siamo pronti per partire, abbiamo un ospite davvero molto importante, un ospite che arriva dalla California dove ora vive da qualche anno. Prova microfono, funziona, perfetto. Parlo di Mr. Nick Pope, che è stato per molti anni all'interno del Ministero della Difesa britannico, dove ha studiato il fenomeno UFO in modo assolutamente ufficiale. E ci potrà spiegare come i governi studiano questo argomento, cosa ne sa poi il cittadino quando ne sa qualcosa, e parlerà anche, se riusciamo appunto a fare tutto in questo lasso di tempo, ci parlerà anche dei casi più singolari, più strani, che lui stesso ha potuto conoscere e studiare quando appunto ha lavorato in questo importante ministero. Quindi The Real X-Files con Mr. Nick Pope. Thank you very much, Sabrina, and my thanks to all the people who have worked so hard to organize this conference. Grazie a tutti, grazie Sabrina e soprattutto a tutti quelli che hanno organizzato la conferenza. And thank you all for coming here today. I am very happy to be in the beautiful city of Milan. Grazie a tutti per essere venuti, sono molto felice di essere qua a Milano, in questa bella città. And thank you for doing the translation, because no parlo italiano. Today I am going to talk about my experience of investigating OVNIs on behalf of the British government. Oggi parlerò della mia esperienza nelle investigazioni all'interno del Ministero della Difesa britannico. The first question is, why did the government investigate this mystery at all? Why spend taxpayers' money on this? La prima domanda è perché il ministero ha speso tanti soldi e tanto tempo per investigare questi misteri? The answer is that it was always regarded as a defense issue. If there is something flying in our airspace, we want to know what it is. La risposta è stata sempre una questione riguardante la difesa, cioè cosa sono questi oggetti volanti che viaggiano nei nostri cieli? On many occasions UFOs have turned out to be, for example, Russian aircraft testing how good our radar systems are. So this is another reason why we are interested. La maggior parte delle volte gli UFO sono risultati dei test russi, di velivoli russi che oltrepassavano i cieli, sorvolavano i cieli inglesi, e quindi noi dovevamo verificare la natura di questi velivoli. But we never entirely ruled out the possibility that some of these OVNIs might be extraterrestrial. We had no formal position on the question. We were open-minded. La maggior parte delle volte alla fine è risultato che non siamo riusciti a capire veramente la natura di questi velivoli, di questi oggetti volanti non identificati, quindi formalmente non abbiamo risposte chiare. Governments sometimes look at the OVNI question and say, there is a very small chance that this is true, but if it is true, there are very big consequences. I governi riguardo gli oggetti volanti non identificati hanno sempre affermato che c'è scarsa possibilità che siano dei veri oggetti volanti non identificati, e se comunque fossero degli oggetti volanti non identificati, non c'è nessuna sicurezza a proposito. The skeptics have to be correct every single day, but the believers only need to be right once. Gli scettici hanno avuto ragione tutti i giorni, mentre chi crede in questa nella natura degli oggetti volanti non identificati solo una volta hanno avuto ragione. So the British government investigated UFOs for over 50 years. Il governo britannico ha investigato per più di 50 anni. No. 50 anni.
I worked for the Ministry of Defense for 21 years, and I had that job for 3 years. Ho lavorato per il Ministero della Difesa per 21 anni e ho lavorato su questo argomento per 3 anni. And this is a photograph of me in the office where we investigated UFOs. Questa è la mia foto dell'ufficio dove investigavamo appunto sugli UFO. And this was taken in 1994. È stata scattata nel 1994. When I had black hair. Quando avevo i capelli bianchi. It's the stress of working for the government in this But this is the only surviving photograph of me in the office where we investigated UFOs. Ma questa è l'unica foto che rimane del periodo in cui ho lavorato per l'investigazione degli UFO. These are the real life X-Files. Questi sono i veri X-Files che riguardano l'argomento. And this is just some actor who copied my life story. This photograph was taken at the UK premiere of the second X-Files film. Questa foto è stata scattata alla prima, insomma, proiezione in Inghilterra del secondo film sugli X-Files. In the United Kingdom, the media, as a joke, called me the real Fox Mulder. In Inghilterra, i media, per giocare, per scherzare, mi chiamavano il vero Fox Mulder. So the makers of the X-Files thought it would be a good idea to put the two of us together like this. E quindi è stata una bella idea metterci insieme. For a bit of publicity. Per un po' di pubblicità. These are also the real X-Files. Questi sono i veri X-Files. The British government is in the process of declassifying and releasing its entire archive of UFO files. La Gran Bretagna sta gradualmente declassificando, cioè rivelando i veri X-Files. This photograph was taken in the UK National Archives. Questa foto è stata scattata negli archivi nazionali inglesi. For many years, the Ministry of Defense told the British Parliament that we had only a very small interest in this subject. Per molti anni il Ministero della Difesa ha detto al Parlamento britannico che avevamo scarso interesse in questo argomento. We told the media and the public exactly the same thing. Abbiamo detto la stessa cosa anche ai media. But I am afraid to say that was not the entire truth. Ma purtroppo devo dire che questa non era tutta la verità. When they released these files, somebody asked, "How many documents do you have?" Quando hanno rivelato tutti i file, qualcuno ha detto, "Ma quanti documenti ci sono?" On this subject on which you say you have so little interest. Su un argomento in cui avete detto che c'è così scarso interesse. So far, they have found over 60,000 UFO documents. E così finora hanno trovato 60,000 documenti sugli UFO. Some of them classified at quite a high level. Alcuni di loro classificati di alto livello. Secret UK eyes only. Top secret, alto segreto, elevato livello di segretezza. The process to release these files started in 2008. Il processo per rivelare tutti questi documenti è cominciato nel 2008. And it should be completed next year. E sarà completato l'anno prossimo. But I think 60,000 documents
proves that it was not a little interest. Ma 60.000 documenti rivelano che sicuramente non era un argomento di scarso interesse. This is not a conspiracy or a cover-up in the traditional sense of the word. Questa non è una cospirazione nel senso tradizionale del termine. But it is a sort of little conspiracy. Ma è una piccola cospirazione. Because we under and we downplay the true extent of our interest in this phenomenon. Perché abbiamo ridotto il vero interesse dell'argomento. Change the subject just for a moment, who can tell me what science fiction film this image comes from? Chi mi sa dire da quale film di fantascienza viene tratta questa immagine? Nessuno. È vero. Star Wars? Anyone else? È vero. X-47B. Other ideas? Okay. Okay. The answer to my quiz question is that this does not come from a science fiction film. La risposta è che non viene da un film di fantascienza questa immagine. This is a real aircraft. Questo è un vero aereo. And it was built by us British. È stato costruito dai britannici. So it is called Taranis. È chiamato Taranis. Named for the Celtic god of thunder. Che viene dall'antico nome del dio celtico del tuono. It is they have just started building them. Hanno appena cominciato a costruirlo. Just a few prototypes for the time being. Solo alcuni prototipi esistono adesso. But this shows you that there is sometimes confusion between ovnis and secret prototype aircraft and drones. Ma questo dimostra che c'è ancora confusione tra i cosiddetti UFO e dei veri prototipi esistenti. It was quite deliberate that they made it look like an ovni. È voluto che l'abbiano fatto simile ad un UFO, a un oggetto volante. But if this is the sort of aircraft that they show you, what is it that they are not showing you for the next 10 years? Ma questo oggetto non ve lo mostreranno non prima di 10 anni. There are some clues to be found if you read aviation magazines. Ci sono alcune indicazioni che trovate se leggete delle riviste di aviazione. This next picture I am going to show is for 20 years in the future. La prossima immagine che vedete riguarda i prossimi 20 anni. This is an image from the Ministry of Defense website. Questo viene dal sito web del Ministero della Difesa, questa immagine. It is a joint project between the British and the French. È un progetto comune Francia e Inghilterra. And this is what they think it might look like. Questo è quello che pensano potrà essere immagine simile al reale. But it will probably not be built for 10 or 20 years. Ma probabilmente non sarà costruito non prima di 10-20 anni. But it is to give you an idea of the sorts of things that are being developed by the military all over the world. Ma è solo per darvi l'idea di quello che appunto il militare verrà costruito in tutto il mondo. And sometimes it is hard to tell the difference between drones and ovnis. E qualche volta è difficile capire la differenza tra i droni e gli oggetti volanti non identificati. This was always a big problem for us investigating UFOs. È stato sempre questo il problema per noi che investighiamo e cerchiamo soluzioni in questo argomento. Even in the ministry, the people building these sorts of things kept it very secret. Anche il Ministero della Difesa, le stesse persone che hanno costruito questi oggetti tengono il segreto molto serrato. They did not necessarily share the information with us on the UFO project. E non necessariamente condividono il segreto con noi che investighiamo sull'argomento. So
Let me give you a few general impressions of what it was like to do that job. Vi darò alcune mie impressioni personali su quello che significa fare questo lavoro. We received about 200 or 300 UFO reports each year. Riceviamo circa 200 o 300 relazioni su UFO ogni anno. Each one would have to be investigated carefully. E ognuna deve essere investigata attentamente. First, we would interview the witness, usually over the telephone. Di solito, per la prima cosa, interroghiamo il testimone, probabilmente quasi sempre per telefono. We would assess all the relevant details, the time and date and location of the incident. Vogliamo sapere tutti i dettagli sull'avvistamento, luogo, data e altri dettagli. We would get a detailed description of what the OVNI looked like. E vogliamo avere una descrizione dettagliata di cosa assomigliava, com'era l'oggetto volante non identificato. Its size, its shape. Forma, dimensioni. Speed. Velocità. Any noise that it made. Qualsiasi rumore che provocava. Whether it was capable of hovering or whether it just moved in a steady way. Se era in grado di muoversi velocemente oppure di stare sospeso nell'aria. And then we would try to match the description with something we already knew about. Poi dobbiamo confrontare la nostra descrizione ottenuta con qualcosa che già abbiamo in mano, con una descrizione già nota. Military aircraft exercises. Sono per esempio esercitazioni militari. Civilian flight paths. O civili o droni civili. The launch of meteorological balloons. Il lancio di palloni meteorologici. The paths of satellites. Parti di satelliti. We would also consult with astronomers. Ci dobbiamo anche consultare con degli astronomi. At the Royal Greenwich Observatory. All'osservatorio reale. To ask if there was an astronomical explanation that could explain a sighting. Per sapere se c'è una spiegazione astronomica che lo giustifichi. We also could check to see whether anything unusual was tracked on military radar. Dobbiamo anche verificare se qualcosa di strano è stato notato dai radar militari. Radar was a very important tool for investigating OVNIs. I radar sono uno strumento molto importante per investigare sugli UFO. It gave us a big advantage over civilian researchers and organizations. Ci dà un vantaggio rispetto ai ricercatori civili. We could simply pick up the telephone and order the radar tapes to be checked. Basta che telefoniamo e chiediamo informazioni agli istruttori del radar. And we always, of course, received full cooperation from our colleagues in the Air Force. E riceviamo sempre una piena collaborazione dalle autorità militari. Another important part of our job was to look at photographs and videos. Un'altra parte importante è cercare fotografie o video. The Air Force and the intelligence agencies have specialists for this. Ci sono degli specialisti addestrati per questo. Firstly, they can deduce whether a photograph is real or fake. Per esempio, possono verificare, possono testare se la fotografia è falsa oppure è una vera fotografia. And if it is real, they can make some calculations about the object. E se è vera possono fare dei calcoli precisi sull'oggetto. Our questions were always technical ones. Le nostre domande sono sempre tecniche. One of the reasons that we were most interested in OVNIs
was technology. Una delle motivazioni principali per cui siamo interessati agli UFO è la tecnologia. If there was something faster than our aircraft, we wanted that technology. Se c'è qualcosa di più veloce di un aereo, vogliamo avere quella tecnologia. It did not matter whether it was the Russians or the Martians. Non ha importanza se sia dei russi o dei marziani. But what is the aerodynamics? Ma l'aerodinamica è importante. What is the propulsion system? Il sistema, le proporzioni con cui è costruito. What is the energy source? La fonte di energetica. And although this next point will be not popular with everyone. E anche se il prossimo punto non sarà, non piacerà a tutti. My colleagues in the military had another question. I miei colleghi militari avevano un'altra domanda. Can we make a weapon out of any of this? Possiamo ottenere un'arma da questo? And there was some proof of this in a recently declassified study. C'è stata prova di questo in uno dei file declassificati recentemente. It was codenamed Project Condyne. Era chiamato progetto Condyne. Different from the old American Condon report. Diverso dal vecchio. But a little joke from us British. È solo un gioco di parole. And the final report had 468 pages. La relazione finale aveva 480 pagine. And one sentence said there may be novel military technologies we could derive from this. Una frase diceva ci può essere una nuova tecnologia militare che possiamo ottenere da qui. If only we could develop better understanding of what ovnis are. Se solo sapessimo meglio che cosa sono gli UFO. Are they extraterrestrial? Sono extraterrestri? Are they some atmospheric plasma phenomenon? Sono dei fenomeni atmosferici di plasma? Some meteorological phenomena that science does not yet understand. Sono dei fenomeni meteorologici che ancora non abbiamo capito o spiegato. We tried to avoid having too many fixed opinions on what ovnis are. Vogliamo evitare di avere troppe opinioni su quello che sono gli UFO. But the questions were always the same. Ma le domande sono sempre quelle. Can we build a better aircraft? Possiamo costruire un aereo migliore? And there was one sentence and it said, could we build a directed energy weapon? C'era un'altra frase, possiamo costruire un'arma di energia direzionale. But I know that this was not popular with many people in the UFO community. So che questo non è molto popolare nella comunità degli UFO, dei ricercatori di UFO. They thought we were being too warlike. Pensano che siamo troppo vicini ai militari. There was an interesting secret document released a few years ago. Ora, qualche anno fa c'è stata un'interessante relazione militare pubblicata. From a very secret part of the Ministry of Defense. Da una sezione molto segreta del Ministero della Difesa. And it's speculated about the nature of why ovnis are here. E si chiedeva per quale motivo gli UFO sono qui. And it started with an assumption. It said, let's just suppose they are extraterrestrial. E partiva da una supposizione. Supponiamo che esistano gli extraterrestri. If this is true, why are they coming here? What do they want? E se è vero, perché vengono qui? Cosa vogliono? And it was very funny to read the answer in a government document. È divertente leggere la risposta in un documento governativo. It said we can think of three
possibilities. Possiamo pensare a tre possibilità. Uno, military reconnaissance. Riconoscimento militare. Esplorazione militare. Scientific study. Studi scientifici. Tre. Tourism. Turismo. But an anthropologist will tell you it is possible. Un antropologo ti direbbe è possibile. If we are being visited by extraterrestrials. Se ci visitano gli extraterrestri. It is unlikely that we have much to teach them about science and technology. È improbabile che possiamo insegnare qualcosa a livello scientifico e tecnologico. But they may be interested in art. Possono essere interessati all'arte. Literature. Letteratura. Film. Poetry. Poesia. Philosophy. Filosofia. Political systems. Sistema politico. Personal. it is the interest of an anthropologist, perhaps. È l'interesse di un antropologo, forse. Britain's most famous UFO incident is the Rendlesham Forest UFO. L'incidente più importante britannico è quello della Rendlesham Forest. This happened over three nights in December 1980. È successo durante tre notti nel dicembre 1980. What one thing was very unusual about these UFO sightings? Una cosa molto insolita riguardo a questo avvistamento UFO. These were not just lights in the distance in the sky. Non erano soltanto luci lontane nel cielo. The object landed. L'oggetto atterrò. There were many witnesses. C'erano molti testimoni. And most of those witnesses were serving members of the military. E la maggior parte di questi erano appartenenti al militare, al servizio militare. At two American Air Force bases in the United Kingdom. C'erano due basi aeree militari americane nel Regno Unito. Bentwaters and Woodbridge. Bentwaters, Woodbridge. The two bases are very close together. Le due basi erano molto vicine una all'altra. And Rendlesham Forest is in the middle. E Rendlesham Forest è in mezzo. It separates the two bases. Separa le due basi. The OVNI landed in Rendlesham Forest. L'oggetto atterrò nella foresta Rendlesham. At first, the military thought that an aircraft had crashed. All'inizio le forze militari pensavano che un aereo era precipitato. A patrol was sent out to investigate. E una pattuglia è stata mandata a controllare. They did not find a crashed aircraft, but a landed OVNI. Non trovarono un aereo precipitato, ma un oggetto atterrato. This is an official sketch of the OVNI. Questo è uno schizzo ufficiale dell'oggetto non identificato. Made by a witness called Jim Peniston. Fatto da un testimone che è James Peniston. He was an experienced sergeant. Era un sergente con esperienza. But he had other people with him too. E portò delle persone con sé. The object is about 9 feet high. È alto 9 piedi questo oggetto. And 9 feet long. E 9 piedi di lunghezza. Tipo, ecco, 3 metri per te. In meters. 3 meters. Sì. 3 metri circa di lunghezza e altezza. About the size of a small car. Circa la misura di una piccola auto, di un utilitario. But triangular. Ma triangolare. And on three legs, like a lunar landing module. Su tre gambe, non so se si può dire, come un modulo lunare. Later, when the UFO took off and disappeared, they investigated the location.
quando l'oggetto se ne andò e scomparve, investigarono, controllarono il posto. They found three holes in the frozen hard ground. Trovarono tre buchi nel terreno congelato. And they estimated that the object must have weighed several tons. E stimarono che l'oggetto probabilmente pesava diverse tonnellate. It was December, the ground was very hard. Era dicembre, il terreno era molto duro. There were strange symbols on the side of this ovni. C'erano degli strani simboli sul lato di questo oggetto. Again, this is a sketch from James Peniston. E questo è sempre uno sketch di James Peniston. From his official police notebook. Da un suo quaderno per gli appunti ufficiale. The witnesses were military police. Tutti i testimoni erano della polizia militare. James Peniston was an expert in recognizing many different types of aircraft. James Peniston era un esperto nel conoscere diversi tipi di aerei militari. NATO and Warsaw Pact. Soviet. E aerei russi. But he said that the OVNI was different to anything he had ever seen before. Ma disse che questo oggetto era completamente diverso da qualsiasi cosa avesse mai visto prima. And these symbols are a complete mystery. E questi simboli sono un vero mistero. There are many different theories about them. Ci sono molte teorie a proposito. But I think we need a Rosetta Stone to translate. Abbiamo bisogno di una stella di Rosetta per tradurre. If you have any ideas, se please let me know. Fateci sapere. I collaborated with James Peniston and another witness to write this book on the subject. Ho collaborato con James Peniston e un altro autore per scrivere questo libro. There is a very unusual fact about this book. C'è una cosa molto insolita che riguarda questo libro. It is the only book on OVNIs ever to have needed security clearance from the government. È il solo libro sugli oggetti volanti non identificati che ha avuto bisogno di autorizzazione particolare dalle autorità militari. Security clearance from British and from the American government. Sia da parte del governo britannico che americano. Unfortunately, it is not yet available in Italian language. Mi spiace, ma non è più disponibile in italiano. But I hope soon, maybe it will be translated. Ma probabilmente presto sarà tradotto. The investigation of the Rendlesham Forest incident turned up many interesting facts. L'indagine sull'incidente alla Rendlesham Forest rivelò alcuni aspetti interessanti. I already mentioned the three indentations in the ground. Ho già citato i tre buchi praticamente sul terreno. They were in the shape of a triangle. Era una forma di triangolo. In addition, many of the trees near where this happened had scorch marks, burn marks on the sides. Inoltre molti degli alberi attorno a questa località erano bruciati, avevano delle bruciature. They also examined the location with a Geiger counter. Inoltre analizzarono il luogo con un contatore Geiger. And they found the radiation levels were 7 or 8 times higher than the average background radiation. Scoprirono che il livello di radiazione era superiore di 7-8 volte a quello normale. This was an official assessment from the Ministry of Defense. Questa era la versione ufficiale del Ministero della Difesa. And this is not disputed. The documents have been released. Questo non si può discutere. I documenti sono pubblici. Two nights later, the UFO returned.
Due notti dopo tornarono gli UFO. This time it did not land. Questa volta non atterrarono. But there were more witnesses on the second occasion. Ma c'erano molti più testimoni nella seconda occasione. And the witnesses included the deputy base commander. E tra i testimoni c'era anche il vice comandante della base. Colonel Charles Holt. Il colonnello Charles Holt. One of the most senior witnesses, one of the most senior military officers ever to see and report an OVNI. Uno dei più anziani ufficiali che abbiano mai fatto una relazione nell'avvistamento di un UFO. At one point, he and his team of men who were investigating saw the UFO move very quickly. A un certo punto lui con la sua squadra videro un UFO a muoversi molto velocemente nel cielo. He said it was moving from one part of the sky to another. Disse che stava muovendosi da una parte all'altra del cielo. And at one point it fired a beam of light down at the ground. A un certo punto proiettò un fascio di luce verso terra. Like a laser beam. Come un laser. Just a few feet in front of him and his men. Solo pochi metri di fronte a loro. In later years he has speculated about this. E negli anni successivi riflette su questa situazione. He has asked himself these questions. Si è fatto queste domande. Was this a weapon? Era un'arma? Was this a warning? Era un avvertimento? Was this communication? Era una comunicazione? He does not know. Non lo sa. He has no answers. Non ha risposte. But when senior military personnel experience something like this, ma quando un ufficiale fa questa esperienza, it is very, very important. È molto importante. And this happened over a time period of several hours. Ed è successo nel corso di diverse ore. The very last thing that Colonel Holt witnessed. La vera cosa che ha testimoniato il colonnello. He had left the military base and gone out into the forest. Ha lasciato la base e è andato nella foresta. He looked back at the military base. Si rivolse guardando verso la base militare. The OVNI had moved and was directly over the base. E l'oggetto si era spostato ed era andato verso la base. And just as it had fired light down at him, e come aveva gettato un raggio di luce verso di lui, it was now firing lights down at the base. Stava ora proiettando un raggio di luce verso la base. There was no explosion, no damage. Non ci furono danni e esplosioni. It seemed just to be a very strange light, like a laser. Era solo una strana luce come un laser. But there are stories that it hit the most sensitive part of the base. Ma si dice che abbia colpito una delle parti più sensibili della base. Where they had some special weapons. Dove avevano armi molto speciali. Which I may not discuss. Che non si possono discutere. But there are many rumors on the internet about what exactly these lights may have hit. Ma ci sono molte voci in internet su quelle che potevano essere queste luci. But even though I have retired from the Ministry of Defense, anche se sei in pensione ormai, my secrecy oath binds me for life. E il segreto lo lega per tutta la vita. So some things I am not able to discuss. E io non posso discutere alcune questioni. I want now to move to some speculation. Voglio fare alcune riflessioni adesso.
There have been many exciting developments in recent years in science. Ci sono state molte innovazioni scientifiche recentemente. In astrobiology, for example. Per esempio nell'astrobiologia. Many people are beginning to think it is very soon that we may discover extraterrestrial life. Molte persone pensano che ben presto troveremo la vita extraterrestre. I do not necessarily hear speak about OVNI. Non voglio necessariamente parlare degli UFO qui. It may not be landing OVNI's landing on the White House lawn. Un UFO non sta per atterrare sulla Casa Bianca soltanto. It may be detecting a message with a radio telescope. Probabilmente sta cercando una probabilmente stiamo per captare il segnale. Like in the movie Contact. Come in un film dove c'è un il film Contact, non so. But some people in the scientific community are now thinking about what the consequences would be of this. Ma molte persone stanno cercando di riflettere su quali possono essere le conseguenze. A few years ago there were two scientific conferences about this in the United Kingdom. Qualche anno fa c'è state alcune conferenze su questo argomento nel Regno Unito. They were organized by the Royal Society. Erano organizzate dalla Royal Society. Many different scientists attended. Molti scienziati hanno partecipato. Astronomers. Astronomi. Biologists. Biologi. Chemists. E chimici. Astrophysicists. Astrofisici. But also. Ma anche. Sociologists. Sociologi. Anthropologists. Antropologi. Theologians. Filologi. All discussing. Tutti riguardando. The different areas that might be affected by this discovery. I vari argomenti che possono influenzare questa situazione. One time in history, there was a very interesting signal detected. Un tempo è successo che ha captato un segnale significativo. But it never repeated. Ma non si è più ripetuto. But the question is, could we ever decipher an alien message? Possiamo decifrare un messaggio alieno? There is big controversy about this question. Ci sono controversie su questo argomento. In recent months, a big announcement was made. Recentemente è stato fatto un grande annuncio. The Russian billionaire Yuri Milner has given a lot of money. Un miliardario russo ha molti soldi per to help the search for extraterrestrial life. Per cercare, per fare ricerca sulla vita extraterrestre. To build bigger radio telescopes. Per costruire grandi telescopi. Better computers. Computer più potenti. To listen for an extraterrestrial message. Per ascoltare messaggi extraterrestri. But the question is, what would we do if we found that message? Ma la domanda è cosa faremmo se ascoltassimo questo messaggio? Should we even send a reply? Dobbiamo mandare una risposta? Stephen Hawking says no. It is dangerous. Stephen Hawking dice che è pericoloso. He says, remember what happens in our own history. Dice ricordate cosa è successo nella nostra storia. Remember when the European explorers found the Native Americans. Ricordate quando gli esploratori europei hanno scoperto i nativi americani. It was not a good situation for the Native Americans. Non è stata una bella cosa per i nativi americani.
But if we ever find extraterrestrials, ma se noi siamo trovati dagli extraterrestri, or if they find us, o se loro ci trovano, maybe it will not end well for us. Probabilmente non finirebbe bene per noi. But there are other questions. Ci sono altre domande. If we decide to reply to an extraterrestrial message, se dobbiamo decidere di rispondere a un messaggio extraterrestre, who should reply? Chi risponde? The President of the United States, Presidente degli Stati Uniti, political leaders in Italy, un leader politico italiano, in France, o francese, Germany, o tedesco, maybe the United Nations, probabilmente l'ONU, il Papa. But do we really want a politician speaking for planet Earth? Ma vogliamo veramente che un politico parli in nome della Terra? Do we want one religion? Vogliamo un leader religioso? Speaking for everyone? Che parli in nome di tutti? Do we want the United Nations bureaucrats? Vogliamo un burocrate dell'ONU? Maybe scientists? O un scienziato? But what about the ordinary people? E perché non la gente normale? And the most important question. La domanda più importante. What about the people who have no voice? E perché non le persone che non hanno voce? Who is going to speak for these people? Chi parla per queste persone? In a conversation with extraterrestrials. In una conversazione con gli extraterrestri. Who is going to speak for them? Chi parla per loro? And maybe extraterrestrials will have some questions for us. E forse gli extraterrestri hanno domande per noi. If you think you are so civilized here on planet Earth, se pensi di essere così civilizzato sul pianeta Terra, why is it that each day thousands of children die of starvation, poverty? Perché ogni giorno migliaia di persone, di bambini muoiono di fame sul pianeta Terra? You come to us and say you are civilized? Venite da noi e ci dite siete civilizzati. You want to join the galactic club? Volete unirvi al club della galattico universale? You must resolve your own problems. Prima risolvete i problemi. Before you tell us you are so civilized. Prima di dirci che siete così civilizzati. What question? What would we say? Cosa diremmo? What would we say to extraterrestrials? Could we even understand what they say to us? Possiamo capire quello che ci stanno dicendo? One of the big questions for scientists thinking about this. Una delle grandi domande degli scienziati, che gli scienziati si pongono. Is how do you decipher an alien message? Come si decifra un messaggio alieno? To decipher the ancient Egyptian hieroglyphs. Per decifrare gli antichi geroglifici egizi. We needed first to find the Rosetta Stone. Prima abbiamo dovuto trovare la stella di Rosetta. Where is our extraterrestrial Rosetta Stone? Dov'è la nostra stella di Rosetta extraterrestre? What questions would we ask extraterrestrials? Quali domande potremmo fare a un extraterrestre? These are some possibilities. Queste sono alcune possibilità. But different people will have different questions. Ma varie persone avranno diverse domande. I talk for a little bit longer. That is the end of my PowerPoint slides, though. Questa è la fine della mia presentazione. But I... I want to talk a little bit more about the Ministry of Defense work on OVNIs. Voglio parlare ancora un po' sul Ministero della Difesa che tratta gli oggetti volanti non identificati. And, so yes.
One other case which I investigated personally in 1993. Un altro caso che ho personalmente investigato nel 1993. One night we had several dozen sightings. Una notte abbiamo avuto una dozzina di avvistamenti. Over a period of about 6 hours. Intorno nell'arco di 6 ore circa. In many different parts of the United Kingdom. In molte parti del Regno Unito. Many of these sightings were quite late at night. Molti di questi avvistamenti furono tardi di notte. And many of the witnesses were police. E molti testimoni erano poliziotti. Out patrolling at night. In pattuglia durante la notte. But the UFO flew directly over two Air Force bases. E gli UFO sono volati sopra due basi militari. And one of the military witnesses gave me a very detailed description. Uno dei testimoni militari mi ha dato una descrizione molto dettagliata. He described a huge triangular-shaped craft. Mi ha descritto un velivolo triangolare molto grande. As big as a Boeing 747. Grande come un Boeing 747. But almost completely silent. Ma completamente silenzioso. There was just a very faint humming sound, a low frequency. C'era una frequenza molto bassa. Okay. He said it was a very unpleasant sound. Era un suono molto spiacevole. That he could feel. Che poteva sentire. Like that. Again, he, like other witnesses, lui, come altri testimoni, saw a narrow beam of light fire down from the ovni. Ha visto un raggio di luce molto sottile scendere dal velivolo. This description occurs in many different cases around the world. Questa descrizione si ripete in diversi avvistamenti nel mondo. It reminded me of what Colonel Charles Holt said. Mi ricordava quello che il colonnello Charles Holt aveva detto. But in this case from 1993 it was slightly different. Ma questo caso del 1993 era leggermente diverso. The beam of light was swinging from side to side. Il raggio di luce oscillava da una parte all'altra. Like a searchlight. Come una luce di ricerca. He said to me it was as if the ovni was looking for something. Sembrava come se l'oggetto stesse cercando qualcosa. Another very interesting fact about this sighting. Un altro fatto interessante riguardante questo avvistamento was that this ovni was moving very slowly. È che questo oggetto si muoveva molto lentamente. 30 or 40 miles an hour, maybe. 30 o 40 miglia forse. And suddenly. Improvvisamente. Volò via. It accelerated. Accelerò. To the horizon. Verso l'orizzonte. Like that, in an instant. In un istante. I asked him because he was in the Air Force. Chiedi a lui poiché era nella forza aerea. Please help me better understand the speed. Per favore, fammi capire meglio la velocità. Give me an estimate. Dammi una stima. He said many times faster than a military jet. Mi rispose molte volte più veloce di un jet militare. This witness had been in the Air Force for 8 years. Questo testimone era stato nelle forze aeree per 8 anni. When I interviewed him the following morning, quando gli parlai la mattina seguente, his voice was shaking. E la sua voce stava tremando. As he related this to me. Mentre mi riferiva a questa cosa. He said it was like nothing he had ever seen before in his life. Disse che era una cosa che non aveva mai visto prima in vita sua.
And he found it quite disturbing. E lo trovava abbastanza disturbante. What could I say to this witness? Cosa potevo dire a questo testimone? We had a standard sentence that we used to tell the media and the public. Abbiamo una frase standard che diciamo di solito ai media e al pubblico. OVNIs are of no defense significance. L'UFO non ha un significato difensivo importante. I did not dare tell that to the military witness. Ma non avevo il coraggio di dirlo al testimone militare. I suspect he would have been very angry. Pensavo che si sarebbe arrabbiato. We accepted OVNI reports from everyone. Accettiamo relazioni su oggetti volanti non identificati da chiunque. But it was always most interesting to us when it was our own personnel reporting. Ma molto interessante per noi quando viene dal nostro personale. Military personnel, pilots. Personale militare, piloti. But we were particularly worried about civilian pilots. Eravamo particolarmente preoccupati per i piloti civili. We had several cases where OVNIs came dangerously close to aircraft. Abbiamo avuto diversi casi in cui gli UFO si sono avvicinati pericolosamente ai velivoli. Actually, one famous case involved an Italian pilot. In realtà un famoso caso ha coinvolto un pilota italiano. Alitalia pilot Captain Zaghetti. Capitano Zaghetti. Zaghetti dell'Alitalia. This was a case from 1991. È un caso del 1991. And it took place he was flying over to the United Kingdom. Stava volando verso il Regno Unito. This near collision took place over the county of Kent. Sopra il contea di Kent c'è stata quasi una collisione. The OVNI came very, very close to the aircraft. L'UFO si è avvicinato tantissimo al velivolo. And this is one of several similar cases in our government files. E questo è uno dei tanti casi simili che abbiamo nei nostri file governativi. On one occasion, pilots saw an OVNI heading straight for them. In alcuni casi i piloti hanno visto gli UFO venire direttamente verso di loro. They adopted the brace position. Adottavano la posizione. Prepare for impact. Ah, perché si preparano mentre si preparano all'impatto. Difensiva. The pilot shouted to the co-pilot, "Look out! Look out!" Il pilota gridò al copilota, attenzione. But the OVNI just missed. Ma l'UFO gli mancò di poco. We have many cases like this. Abbiamo molti casi simili. But we know that many more go unreported. Ma sappiamo che molti non vengono riferiti. Pilots are very reluctant sometimes to use the word OVNI. I piloti sono molto riluttanti alcune volte a parlare di UFO. There is a lot of pressure from the airline companies about this. C'è molta pressione da parte delle compagnie aeree su questo. They do not like their pilots to discuss OVNI. Non vogliono che i piloti parlino di UFO. Because they think the public will lack confidence. Perché pensano che il pubblico perderà la fiducia. So the pilots who report UFOs, they are very brave. So, così i piloti che riferiscono di UFO sono molto coraggiosi. Most pilots will try to find a way but use different words. Molti piloti cercano di dirlo in modi diversi. They will say, we have seen an unusual aircraft. Dicono, abbiamo visto un velivolo insolito. An unconventional helicopter. Un elicottero non convenzionale. Any word except OVNI. Qualsiasi parola tranne UFO.
Some of them are concerned they would lose their job. Qualcuno si preoccupa di poter perdere il lavoro. Or at least that they would be put on non-flying duties. Oppure che vengano messi in attività non di volo. I think this is very unfortunate. Questo è un peccato. How can we get a better understanding of the OVNI phenomenon? Come possiamo capire meglio il fenomeno UFO? If we are not getting the best reports from our pilots. Se non abbiamo le migliori relazioni da parte di piloti. It is a big problem. È un bel problema. There are some other problems with OVNI research. Ci sono altri problemi che riguardano la ricerca degli UFO. These were problems that I encountered in my government job. E io stesso li ho incontrati questi problemi nel mio lavoro governativo. The first problem is the lack of consultation and liaison with other countries. Un primo problema è la mancanza di consultazioni e di collaborazione con altri paesi. OVNIs are seen all around the world. Gli UFO si vedono in tutto il mondo. It is a global phenomenon. È un fenomeno globale. But it is investigated on a national basis. Ma viene analizzato solo su base nazionale. Great Britain has its UFO project. La Gran Bretagna ha il suo progetto UFO. Italy. Italia. France. Francia. Many other countries. E molti altri paesi. But they are not exchanging information. Ma non si scambiano informazioni. Part of the problem is secrecy. Una parte del problema è la segretezza. Most countries that investigate UFOs officially. Molti paesi che fanno investigazioni ufficiali. The work is done by the Air Force. Il lavoro è fatto dalla forza aerea. Or by the Ministry of Defense. O dal Ministero della Difesa. These are naturally secretive organizations. E queste sono sicuramente delle organizzazioni segrete. It is not in our instinct to share information. E istintivamente non sono disposti a condividere informazioni. But we should share. Ma dovremmo farlo. Perhaps through the European Parliament. Almeno attraverso il Parlamento europeo. Or perhaps with the United Nations. Oppure con l'ONU. But for example, with the Alitalia case I mentioned. Ma nel caso del caso Alitalia che ho citato. We investigated that in the United Kingdom. Abbiamo analizzato questo caso nel Regno Unito. I do not believe we told the Italian embassy. E non abbiamo, credo, detto niente all'ambasciata italiana. So I do not know whether Captain Zaghetti reported it when he returned to Italy. E non so se il capitano Zaghetti l'ha detto quando è tornato in Italia. And whether it is in the files of the Italian government or not. E non so neanche se sia in qualche file italiano oppure no. Would think that that is exactly the sort of case that should be of most interest. Capite che questo è uno dei casi che dovrebbe essere di maggiore importanza. How can we overcome the problem of secrecy? Come possiamo superare il problema della segretezza? There is a possible answer from the French way of doing things. C'è una risposta possibile dal modo di operare francese. In France, UFO investigations are done by their space agency. In Francia le investigazioni sugli UFO sono fatte dall'agenzia spaziale. So scientists are leading the study. So così sono gli scienziati che conducono le investigazioni. Perhaps that is a better way than to have it embedded with the military. Questo forse è il modo migliore rispetto alle analisi, alle investigazioni fatte dai militari. I do not pretend to have any definite answers to this. Non pretendo di avere una risposta definitiva su questo. But it is another possible way of taking forward OVNI research internationally. Ma è uno dei modi per portare avanti la ricerca internazionale. And it is interesting to see that maybe some other countries will follow.
Ed è interessante vedere se altre nazioni seguiranno. I now have 5 minutes to finish, so 5 minuti per finire. So perhaps I will make some concluding remarks. Voglio fare delle osservazioni conclusive. And if we have time for questions, that's fine. E se abbiamo tempo per le domande, va bene. Pensavamo di farla alla fine, se Bober. At the end. At the end of the conference. Of the conference. At the end, I will be happy to answer questions at the end. So now I just make some concluding remarks. Faccio delle osservazioni conclusive. I do not know the true nature of the OVNI phenomenon. Non conosco la vera natura degli UFO, del fenomeno UFO. Some people believe that governments all around the world know about this. Qualcuno pensa che i governi nel mondo lo sanno, lo conoscono. And they keep it secret from the public. E lo tengono segreto al pubblico. If somebody in the United Kingdom did know the ultimate answer, se qualcuno nel Regno Unito sapesse la risposta, I am sorry they didn't tell me. Ma non me l'avrebbero detto. But I continue to believe that the OVNI phenomenon is interesting and important. Ma continuo a pensare che il fenomeno UFO è interessante e importante. Whatever it turns out that we are dealing with. Qualsiasi cosa si riveli quello che stiamo trattando. I think it might teach us something more about science and technology. Penso che ci insegni qualcosa di più rispetto alla scienza e alla tecnologia. And it is a question that, depending upon what we find, will have big implications. E sulla base di quello che troviamo ci saranno delle implicazioni. Implications that may touch many different parts of our lives. Implicazioni che toccheranno diverse parti della nostra vita. Whether you are a believer or a skeptic, it does not matter. Non importa se sei scettico o ci credi. Incidents such as the near collisions with the aircraft show that this is important. Alcuni episodi come la quasi collisione con il velivolo sono importanti. In one sense, it doesn't matter what these OVNIs are. Non importa cosa siano in qualche modo questi UFO. There is an air safety issue. Flight safety. C'è un problema di sicurezza nel volo. But there is another reason why this is important. C'è anche un altro motivo per cui questo è importante. In fact, there are two reasons. In realtà ce ne sono due. Firstly, the Freedom of Information Act. Prima di tutto la libertà di informazione. When the United Kingdom brought in its Freedom of Information Act a few years ago, quando il Regno Unito fu votata la legge sulla libertà di informazione, there were many different predictions about what would happen. Ci furono varie previsioni su quello che sarebbe successo. And in the Ministry of Defense we had some predictions. E anche il Ministero della Difesa fece delle previsioni. We thought that people would ask about Iraq and Afghanistan. Pensavamo che alcune persone avrebbero chiesto dell'Iraq e dell'Afghanistan. We were wrong. Ma ci siamo sbagliati. The number one subject on which people asked questions. Il primo argomento sul quale la gente chiese informazioni. OVNI. OVNI, UFO. More questions on OVNI than any other subject. La maggior parte delle domande era su questo, piuttosto che altri argomenti. The second reason why it is important is this. La seconda ragione per cui è importante è questa. In life we can ask ourselves many big questions. Nella nostra vita ci facciamo grandi domande. What is the meaning of life? Qual è il significato della vita? What happens after we die? Cosa succede quando moriamo? Here is another big question. C'è un'altra grande domanda. Are we alone or not in the universe? Siamo soli oppure no nell'universo? It is perhaps one of the biggest and most profound questions we can ask. È una delle domande più importanti e più profonde che possiamo farci. But there is one other interesting point about that question. C'è anche un altro punto che riguarda questa domanda.
of all the big questions, di tutte le grandi domande, it is possibly the easiest question è forse la più facile, a cui rispondere. And this generation, questa generazione, us, noi, we may find the answer to that question. Possiamo trovare la risposta a quella domanda. We may find it very, very soon. E anche molto presto. I hope we do. Spero di sì. Because when we do, perché quando lo faremo, the world, il mondo, will be a very different place. Sarà un posto molto diverso. And there are some very interesting times ahead of us, I believe. E ci sono ci sarà un momento, un periodo di tempo molto interessante davanti a noi. On that note, I finish. Su questa affermazione finisco. And I thank you very much indeed for listening. Per avermi ascoltato. I hope you have found it interesting. Spero che l'abbiate trovato interessante. And later, if there are questions, I will try to answer them. E se poi ci sono delle domande, più tardi risponderò. Grazie. Fatto io e la Sabrina Pieragostini abbiamo fatto un libro assieme, è un libro di cui siamo particolarmente orgogliosi, anche se ci è costato parecchia fatica a tutte e due, perché è un libro, aspetta lo metto qui così faccio un po' di pubblicità, allora no, scherzi a parte, è una cosa di cui siamo orgogliosi perché abbiamo voluto diciamo analizzare il discorso UFO da un punto di vista molto serio, diciamo che io sono quello fra i due forse meno serio, perché ogni tanto mi piace anche insomma allargarmi e cercare di vedere il fenomeno anche da punti di vista con teorie abbastanza diciamo nuove, però andava fatto a nostro giudizio comunque un lavoro molto sobrio di ricerca e anche di come possiamo dire, di dividere i fatti veri dai miti moderni o dalle finte notizie, una cosa che per me ci è costata parecchia fatica, che ho trovato, lei è abituata, insomma, più sete, più brava a cercare notizie diciamo in maniera scientifica, io sono vado un po' più rapidamente, però devo dire che è stato un lavoro da topo di biblioteca per tutte e due, perché ogni singola affermazione che si trovava, quindi magari c'era qualche personaggio che diceva alcune cose, noi siamo andati a vedere se davvero aveva detto questa cosa, talvolta contattando anche le persone stesse o controllando tutta una serie di cose per vedere cosa c'era di vero e cosa c'era di falso. Abbiamo fatto una cosa diciamo strutturata, perché l'idea di base è quella che se c'è una verità dietro il fenomeno UFO, questa in qualche modo deve essere comprovata come in un'aula di tribunale, e quindi come prima cosa abbiamo visto la attendibilità dei testimoni, quindi siamo andati a dividere capitolo per capitolo diciamo i fatti diciamo, o gli avvenimenti, gli avvistamenti di UFO riportati in maniera ufficiale, quindi non per sentito dire, ma proprio persone che hanno stilato dei rapporti o che hanno fatto dichiarazioni ufficiali alla stampa da parte dei piloti di linea, dei piloti militari, dei soldati di vario tipo, cioè non solo italiani ma anche insomma di tutte le parti del mondo, e astronauti, e non vi immaginate poi quante documentazioni interessanti ci sono sugli astronauti sia americani che cosmonauti sovietici, poi tutte le interrogazioni parlamentari che sono state fatte in Italia e da altre parti sul
sugli alieni e naturalmente anche testimonianze dal mondo politico, tutti i politici che hanno fatto un po' un passo avanti, non sono molti ma ci sono, dicendo che non solo credevano all'argomento ma anche che avevano saputo da amici o conoscenti, diciamo, nell'ambito militare o dell'intelligence di alcune notizie, quindi non solo, per esempio, non soprattutto negli Stati Uniti, ci sono alcune persone, per esempio, riportiamo il caso, adesso per trarre più nello specifico, di Barry Goldwater, che era praticamente un senatore ed era anche, aveva corso negli anni 70, mi sembra, per la carica di Presidente degli Stati Uniti, quindi è stato un quasi Presidente degli Stati Uniti. Barry Goldwater disse, siccome era un ex militare, era uno che aveva amici di alto livello, e praticamente questi avevano detto che c'era a Fort Worth, in Texas, questa Blue Room o Hangar 18 in cui loro, i militari, tenevano i rottami di un disco volante e forse anche il corpo di un'entità. E lui si diede da fare perché voleva sapere la verità, era anche uno, insomma, aveva tutte le sue amicizie nei uomini di intelligence e fece smosse mani e monti, però non gliela fecero vedere. E risulta anche carino l'episodio in cui lui telefonò personalmente al generale Lee May, che il generale Lee May, adesso faccio un po' di nota di colore, il generale Lee May era un generale corpo d'armata dell'aeronautica, uno di quelli che dopo la guerra ha riformato l'aeronautica militare, aveva le mani in pasta dappertutto. Per farvi capire il tipo, Lee May era uno che durante la guerra era un pilota e tornava sulla portaerei con l'aereo crivellato di proiettili e diceva agli uomini: fatemi il pieno perché riparto su. Quindi era uno. E quando gli telefonò, praticamente negli anni 70 o inizio 80, gli telefonò Barry Goldwater dicendo: senti, generale, ho saputo che c'è questa Blue Room in cui tenete un disco volante. Questo praticamente ha tirato, che questo generale era di solito impassibile, ha tirato giù tutti i santi del paradiso, ha detto: non osare mai più a chiamarmi per chiedermi queste cose, di queste cose non si deve parlare. E gli ha sbattuto il telefono. E questo è solo uno, diciamo, delle varie cose che riportiamo, dei vari aneddoti, ma anche documenti. Ci sono pagine e pagine di documenti, non solo, anche un po' la cronistoria, un po' quasi romanzata, di tutti i giri che abbiamo fatto su tutti gli archivi per cercare poi di estrapolare le notizie, e abbiamo trovato delle cose fantastiche, perché in Italia ci stanno degli argomenti, dei documenti interessanti, ma anche in America, per esempio, col Freedom of Information Act, col Patto di Libertà di Informazioni, certi documenti li hanno desecretati. Però è fantastico perché hanno fatto il gioco del gambero, un passo avanti e due passi indietro, cioè hanno tirato fuori negli anni dei documenti totalmente cancellati, in cui si capiva solo che qualche pilota in qualche località degli Stati Uniti ha visto un disco, quindi ha cancellato tutto, località, nome, detto tutto quanto, con sopra scritto Top Secret Umbra, che vuol dire che era il più alto livello di segretezza, e si capiva solo c'erano stati avvistamenti, e c'erano dozzine e dozzine di questi documenti con la classificazione Umbra e tutti cancellati. In seguito diverse persone, diversi ricercatori hanno fatto richiesta per avere i documenti originali, dicendo: adesso sono passati tanti anni e quindi i protocolli di sicurezza dovrebbero essere scaduti, ci fate il favore di darci gli originali senza le cancellazioni. E chiaramente gli uffici competenti, che potevano essere della CIA, dell'FBI, dell'aeronautica, dissero quasi sempre così: ma veramente non troviamo più gli originali, li abbiamo distrutti perché noi abbiamo troppe scartoffie, quindi i documenti top secret dopo un po' li bruciamo o li tagliamo a pezzettini, e non abbiamo i documenti originali senza le cancellature. Insomma, questo è tanto per dirne una, ma in verità ci sono poi delle cose che escono fuori, come il discorso di Bad Waters, di cui parliamo anche, anzi ci dovrebbe essere pure una foto. Io ho tutto qui, mi ho messo i foglietti di carta, una cosa molto semplice. Questa è la base di Ben Water, adesso non si vede niente, la rivedete una macchietta grigia, però poi lo vedete, è la base dove insomma gli scanner hanno cercato qualcosa, e gli scanner di questo oggetto non identificato, e lui non l'ha detto, lo dico io, ci tenevano le armi nucleari, insomma, almeno questa è la voce che gira, è quello che dicono altre cose. Però è la cosa interessante anche questa, adesso vi faccio vedere un'altra cosa carina, perché c'è tutto un capitolo dedicato anche alle armi nucleari, che è infinito, c'è in America, ma anche in altre parti del mondo, in Russia, per esempio, c'è una foto, se riesco a trovarla, adesso figurati così al volo mai, di Chernobyl,
subito dopo Chernobyl praticamente sono successe delle cose stranissime, vale a dire che gli scienziati dicevano che doveva esplodere la base, doveva essere un'esplosione nucleare oppure ci doveva essere una perdita di radiazione enorme. Stranamente questo non successe, ma nelle ore subito dopo l'incidente venne visto da diverse persone dei dischi volanti che si alternavano, andavano lì, non si sa bene cosa succedesse, ma qualcuno ipotizza che forse hanno cercato in qualche modo di contenere le radiazioni. Questa è un'ipotesi non nostra, ma un'ipotesi di alcune persone che stavano lì, anche di alcuni militari, e ci sono questi racconti incredibili di persone come Robert Salas, se adesso trovo la foto sua, ma tanto così al volo non la trovo. E Robert Salas, che era praticamente un militare che negli anni 70, nel 76 se ricordo bene, stava a Maelstrom, dove avevano dei silos per il lancio dei missili nucleari. Adesso cerco di spiegarlo semplice perché non so quanti di voi sappiano, gli Stati Uniti ma anche altri paesi, come ragionavano in termini di lancio di missili nucleari, no? Fino agli anni, penso, inizio anni 60, le bombe nucleari si lanciavano solo dall'aereo, no? Erano proprio bombe. Poi hanno iniziato a creare i missili intercontinentali che nascondevano sottoterra in un buco, ok? Un silos. Sempre sottoterra, in modo che fosse protetto da un attacco, c'era, diciamo, una casa, un bunker sotterraneo da cui loro potevano controllare il lancio di questi missili nucleari. In America queste cose praticamente ce ne sono tantissime, cioè magari voi andate in macchina in Arkansas, dite guarda che bello la campagna, i cavalli, le mucche, e poi là sotto ci stanno dozzine di questi Minuteman, no, di questi missili ICBM. E la cosa interessante è appunto che quando Robert Salas anni fa, negli anni 70, stava di guardia a questa base, arrivarono degli UFO sopra la base, tenero riportati più di questi UFO, e improvvisamente più di 10 testate nucleari andarono offline con uno stato di no-go, cioè che non potevano essere attivate di colpo, e addirittura uno di questi dischi volanti venne riportato, perché cioè, abbiamo riportato la conversazione, era molto simpatica, le guardie al cancello, immaginate più o meno come quello da cui siamo entrati, no? Cioè, le guardie al cancello chiamano Salas, dice signore ce n'è uno qui fuori dal cancello, dice ok, c'è un disco volante, dice era proprio all'altezza del terreno, galleggiava lì davanti al cancello, dice che dobbiamo fare? Lui dice beh, controllate che non facciano danni, e contemporaneamente anche la base dove stava Salas, perché praticamente è successo in due basi molto vicine e sono andate anche lì offline altri missili nucleari. La storia va che poi dopo poco sono andati via questi dischi, ma di fatto tutte le analisi che hanno fatto dopo hanno riportato che non c'era nessun guasto, e che la causa più probabile del fatto che non fossero operativi i missili nucleari era perché qualcuno aveva mandato un raggio elettromagnetico, diciamo un'interferenza elettromagnetica IEM, che ha bloccato tutti gli apparecchi elettrici. Ovviamente questo poi si è ripetuto in varie parti del mondo, ci stanno anche rapporti dei russi che dicono che nelle basi nucleari dove loro avevano i missili nucleari avevano questi dischi e lanciavano i raggi come per vedere cosa ci avevano, ma anche nelle centrali nucleari civili c'è tutto un rapporto, documenti insomma di militari che riportano questi oggetti che vanno, e anche di recente c'è un articolo della CNN che riportiamo in cui hanno cercato di abbattere un oggetto anche sopra Israele, perché sopra una centrale nucleare a uso civile su Israele è arrivato un oggetto e non si capiva bene che oggetto era, hanno cercato di sparare. Quindi c'è un grandissimo interesse militare, perché evidentemente questi oggetti sono richiamati sempre dal nucleare. Poi sarebbe da fare una chiosa anche sul Roswell, perché se, non so se lo sapete, ma anche Roswell nel New Mexico, negli Stati Uniti, era il posto dove si dice ci fu quell'UFO che cadde negli anni 40, e in effetti era il posto dove era una base dell'aeronautica americana a Roswell, dove risiedeva il 509° stormo, che era quello a cui apparteneva il Nora Gay, cioè l'aereo che sganciò la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Quindi evidentemente c'è un grande interesse da parte di chi pilota questi oggetti, e ci sono documenti incredibili anche del Majestic 12, del Project Aquarius. Cioè anche l'X-Files, lui parlava prima di poco. Sì, sì, perché il discorso di cui parliamo poi all'inizio del libro è che quasi tutti i paesi civilizzati hanno avuto, continuano ad avere, ma hanno avuto magari per 40-50 anni, un ufficio dedicato agli UFO, e ci hanno speso milioni e milioni in ricerca, e a un certo punto tutti dal 2007-2008 hanno iniziato un po' ad aprire gli archivi. Chiaramente per aprire gli archivi non è che ti tirano fuori tutto, ti tirano fuori le cose che secondo loro non ricadono nella segretezza, non possono causare
diciamo, problemi. È interessante notare che ancora adesso ci sono, per esempio in America, perché specifico, in America e in Inghilterra tu puoi fare richieste di desecretazione, cioè tu vai in un ufficio o anche online, dici io voglio avere tutti i documenti disponibili che parlano di questa cosa. In Italia no, in America magari paghi $10 e ti fanno la ricerca di quello che c'è in archivio, però ti danno questi documenti solo se il darli al pubblico non rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Ci sono tantissimi documenti risalenti agli anni 50, 60 e 70 in America che ancora non vengono derubricati perché dicono rivestono ancora una grandissima importanza per la sicurezza nazionale. Allora voi capite che un argomento come quello di UFO, che teoricamente è una cosa da ridere o che suscita a volte ilarità, tutti i governi del mondo hanno speso soldi per studiarli, e quando tu dici vorrei su questo argomento che sembra così, diciamo, leggero, vorrei delle informazioni su dei casi degli anni 50, dicono no, perché potrebbe compromettere la sicurezza nazionale di oggi. Capito? Allora tu inizi a capire che c'è qualche cosa che non ti dicono. E poi tutte le persone, tutti gli astronauti, qui c'è l'eroe Chao, che era il comandante della Stazione Spaziale Internazionale diversi anni fa, negli anni 90 forse, non mi ricordo, che quando stava appeso fuori nello spazio con un filo, con un cavo, no? Che lo reggeva la Stazione Spaziale Internazionale, vide passare sotto di sé, tra lui e la Terra, vide passare diverse luci verdi, a informazioni a freccia, e disse io non ho mai visto niente del genere. Poi quando arrivarono a casa lui e gli altri astronauti dissero tranquilli, quello che hai visto era un gruppo di pescherecci che stava andando nel Pacifico, no? E quindi, come dire, anche il discorso stesso di Ben Waters, quando il tenente colonnello Holt, che era il vice comandante a base, fece il suo rapporto, si arrabbiò come una faina, perché praticamente la risposta ufficiale del governo è che quel giorno c'era il pianeta Venere basso sull'orizzonte, e poi c'era anche il faro vicino, che c'era la nebbia, quindi il faro andava alla luce, quindi i militari per tutta la notte si sono messi a seguire la luce del faro nella nebbia, che hanno fatto, figuratevi, Holt, che era veterano della Corea, uno che aveva tante così di stellette, che aveva partecipato a missioni importantissime, gli hanno fatto fare la figura del cioccolatato. E quindi sostanzialmente il problema per cui la gente non parla è questo, perché gli fanno fare figuracce. Comunque devo dire che Sabrina mi ha diciamo pressato a essere molto più serio di quel che io non sia di solito, soprattutto nella verifica delle fonti, che è stata una faticaccia. Tutto sommato però è un libro abbastanza scorrevole, perché parliamo in maniera abbastanza sciolta. Ci sono delle cose incredibili, tipo questa foto, guardate questa, sembra una specie di medusa gigante. Immaginate questa roba, il 20 settembre del 1977 fu vista sopra i cieli di tutta la Russia, dalla Danimarca fino quasi arrivando dall'altra parte, insomma alla fine, dove finisce la Russia, fino al Giappone. E fu vista per diverse ore della notte, e tant'è vero che il giorno dopo i generali russi dissero al KGB di iniziare a studiare il fenomeno. Ci sono tutte le cartelle delle KGB che sono uscite fuori, in cui loro facevano delle ricerche incredibili, e ci sono dei testimoni, come un ex generale che appunto lui parla, e di alcuni di questi casi ci sono anche i documenti, sono usciti fuori dopo la caduta del regime sovietico, e ci sono dei casi in cui questi UFO non solo si sono fatti vedere, ma in un caso addirittura sono scesi all'interno di una base, hanno parlato con gli occupanti, che non erano umani, hanno parlato addirittura con alcuni militari. Anche lì i russi, che poi hanno un loro senso degli humor, notavano che ogni volta che spostavano delle armi grosse, specie se erano nucleari, sai che loro avevano quei camion che spostavano i missili nucleari, ogni volta che spostavano da una base all'altra i missili arrivavano i dischi volanti sopra, e allora loro facevano le scommesse tra di loro, scommettiamo se lo facciamo uscire oggi quel camion arrivano i dischi, o puntualmente succedeva. Quindi insomma è una cosa anche un po' divertente. Non è divertente però il fatto che si tenda a minimizzare questo argomento. L'ultimo capitolo, eccolo qui, E.T. e mio fratello, e la Chiesa, la vita extraterrestre, e ufficialmente la Chiesa non si interessa a queste cose, però, no? Papa Francesco, darei sacramenti anche ai marziani, tutte queste battutine, no? L'Osservatore Romano, l'articolo, l'intervista a Funes, l'extraterrestre, mio fratello, ci sono tantissimi...
pubblico stamattina ha sentito Pinotti per questi argomenti e praticamente non manca nulla, insomma. Ah, non manca, hai elencato un po' di cose. Però ecco, noi abbiamo riportato tutti gli articoli del giornale, le dichiarazioni ufficiali, e oltretutto c'è un'intervista integrale della Sabrina, che poco prima di morire è andata a New York a intervistare Sitchin, Zecharia Sitchin, che è quello che ha reso note le teorie sugli antichi sumeri, degli dei degli sumeri che si chiamavano Anunnaki, che forse per come diceva questo sumerologo non era solo un mito ma veramente la storia autentica di una specie di colonizzazione aliena. Quindi abbiamo anche sentito poi il generale Bermudez, che è direttore della CEFA, questo organismo governativo, paragovernativo in Cile, che si occupa proprio di analizzare i vari fenomeni aerei anomali, come li chiamano gli scienziati, per evitare di parlare di fuoco, di altre cose strane. Il generale doveva essere qua con noi oggi, aveva dato il suo sì per il via ufficiale, purtroppo poi ha avuto i classici impedimenti, considerando che sta in Cile, quindi a 5-6 km, l'impedimento è stato totale, quindi ha detto purtroppo non posso essere con voi, ha disdetto. Dear friends, I am General Ricardo Bermudez, Director of CEFA from Chile. Our committee is the official organization for the study of unidentified aerial phenomena, commonly known as UFOs. It is composed by armed forces and police representatives, aeronautical specialists, scientific from the main universities, and some serious investigator. We study all our cases from a scientific point of view with a rigorous methods, leaving no place for science fiction. I hope you will reach positive conclusion and project to the future in order to reach a higher standard of investigation and exchange the information. Good luck to Figli delle Stelle. Grazie. Figli delle Stelle.